ora vedremo un plugin che ci aiuta a misurare l'azimuth, per esempio, di una direzione di uno strato. È molto utile per la cartografia, per delle vecchie cartografie dove magari noi abbiamo una simbologia su una misura di geologia strutturale, su una cosiddetta giacitura, dove noi abbiamo la simbologia della pendenza, che appunto ce lo dice il simbolo, oppure un range di pendenze. Noi vogliamo conoscere la nostra direzione dello strato, e questo plugin ci aiuta a calcolare la dimensione dello strato. Il plugin in questione si chiama Azimuth, misura dell'azimuth. Ok? E ora nell'help, scusate, allora se io viene descritto della home del plugin come si installa e quello che appunto riesce a fare. Tornando a noi, facciamo un esempio. Dove si installa il plugin? Questo plugin si nasconde dietro lo strumento misura linea. Se io vado su misura linea e schiaccio le opzioni della misura linea, una volta installato, io lo trovo qui. Eccolo qua. E mi si apre appunto diciamo così, questa piccola finestra. Ora facciamo vedere meglio. Niente, non me lo fa vedere. Comunque, se io devo prendere la direzione di questa misura, faccio così, doppio clic e lui in automatico mi calcola sia la distanza geografica sia l'azimuth in gradi. Ok, c'è l'opzione centimetri, chilometri, lasciamo così. Posso cancellare, posso fare altra misura. Ok, lo zero parte da, se noi vediamo, eccolo qui, lo zero è questo qui, 360. Quindi ruotando in senso orario. Ok? Quindi bisogna fare attenzione a come si misura. Quindi se uno crea un layer puntuale dove ho lo strike, la direzione e per esempio, dalla simbologia riesco a calcolare anche la pendenza, oppure dal numerino riesco a ricostruire la mia banca dati di giaciture, avendo come base magari una carta geologica con sopra appunto il simbolo della giacitura. Quindi riesco a ricostruirmi il mio database, non dico completo, ma almeno relativo alla cartografia che stiamo consultando. Ecco, questo è il plugin Azimuth, misura Azimuth.